Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camarium. Lasciate un like, condividete il video e soprattutto iscrivetevi. E se conoscete altri che hanno la passione di voler imparare e mettere in pratica, condividete il mio nickname, almeno così possiamo essere di più e io potrò raggiungere i 10.000 iscritti. Oggi voglio far vedere come è possibile stampare oggetti più alti rispetto a quelle che sono le caratteristiche della propria stampante 3D. La mia stampante è 22x22 in altezza 24 cm, quindi se vorrei stampare un oggetto di 27 cm non ci potrei mai riuscire. Però prima di farvi vedere come si fa, voglio mostrare il materiale che sto utilizzando per la mia stampante. Il materiale in questione è della Azure Film. Costa pochissimo, in descrizione vi metterò anche il link, e soprattutto è una compagnia molto seria, c'è anche una chat e vi rispondono in qualsiasi momento. Questo è un oggetto che è uno dei pezzi del stabilizzatore per la mia GoPro che ho stampato con questo materiale. Ha un riempimento del 50% per aumentare la sua resistenza. Una caratteristica che ho notato di questo materiale è il colore bianco brillante, un bianco compatto, assolutamente bianco. È importante questo fatto perché permette di avere un fondo per la verniciatura. In questo caso vi mostro quello che ho fatto continuando a utilizzare questo materiale. Questo è il Re Davide quando va a tagliare la testa a Golia. Parlando del colore di fondo bianco, questa caratteristica mi ha permesso di avere la possibilità di distribuire il colore in modo omogeneo, proprio perché il suo colore è totalmente bianco. Ho stampato in precedenza Golia con il materiale cinese, una bobina pagata per 10 euro, e di la verità mi ha dato delle cattive soddisfazioni, perché ho dovuto fare quasi 3 mani di colore sopra per ottenere, diciamo, qualcosa di accettabile. Invece questo qui si è prestato già subito sulla prima mano. Infatti la base, che è gialla, gli ho fatto una sola mano di colore giallo e già mi ha dato quello che era, quello che volevo ottenere. Comunque, infatti, anche la pietra qui dietro l'ho verniciata una sola volta. La stessa cosa vale per il colore rosa, per la pelle. Invece la gonna, la divisa, l'ho dovuta colorare 2 volte perché il colore marrone che volevo ottenere doveva essere più intenso. La stessa cosa, no, per i capelli ho fatto una sola mano di colore marrone e di un fondo giallo per dargli un effetto castano. Notate i particolari, i dettagli anche della spada, anche qui una sola mano di colore, quindi ho risparmiato anche, diciamo, sui colori. Vedete la superficie praticamente lucida perché poi ho passato uno spray, una vernice lucida, anche per proteggere questo oggetto, questo mio progetto. Allora, come vedete, questo qui è di circa 27 cm, quindi non l'ho potuto stampare interamente con la mia stampante, ho dovuto usare una tecnica per effettuare questa stampa. E adesso andremo proprio a vedere come si fa. Allora, questo oggetto adesso la foto la metterò qui nell'angolo del video, così la potrete vedere tutti i video e ammirare quello che è il risultato di questo materiale della Azure Film. E come ho detto prima, metterò anche il link della Azure Film e metterò anche il link di questo oggetto se avrete voglia di volervi stampare anche voi questa cosa qui. Ok, mettiamo questo da parte e passiamo con la descrizione della tecnica. Per questa tecnica utilizzerò Cura, che è un software gratuito. Se altri hanno preferenze particolari, la tecnica vale per qualsiasi altro programma. Allora, apro file, prendo Davide e Golia, praticamente l'oggetto che avete visto prima, quindi seleziono, vado su scala, sull'asse Z vado a inserire il valore d'altezza, in questo caso 270, che sarebbe l'equivalente di 27 cm. Come vedete, il programma mi sta dando un errore perché ha superato l'altezza della mia stampante, però questo a me non mi interessa. A me il valore che interessa a me in questo caso è quello che lui mi sta facendo vedere in percentuale, quindi mi dice che per ottenere questa altezza la percentuale in questione deve essere 225, quindi cancelliamo, ricordiamoci di 225 e andiamo a prendere i file che io in precedenza ho già sezionati. Partiamo dalla base, clicchiamo su, andiamo su scala,
e sulla colonna qui di destra dove vengono mostrate le percentuali andiamo a mettere 225. Clicchiamo un punto qualsiasi e lui è andato a ridimensionare l'oggetto in base alla percentuale che abbiamo inserito. Ovviamente ricordate sempre di tenere questa casella spuntata, perché se non la tenete spuntata lui non andrà a ridimensionare tutti gli assi ma solo l'asse Z. A questo punto questo ripetete questo ridimensionamento con tutti gli altri oggetti e non vi resta altro che stampare e incollarli. Vi lascio a voi una buona giornata e spero che questo video vi sia utile, specialmente per il materiale che vi ho consigliato, che è davvero ottimo. Lasciate il like se non l'avete fatto perché vi siete dimenticati, e buona giornata a tutti.